Amici di Infocilento, benvenuti al 62° appuntamento con la rubrica Parola alle associazioni. Ogni settimana intervisteremo i presidenti o i rappresentanti di associazioni o di pro loco del Cilento Vallo di Diano e Alborni per scoprire tutte le novità sul loro operato. Potete ascoltare la rubrica Parola alle associazioni sulla sezione media di Infocilento, la domenica alle ore 11 e replica alle ore 14 il lunedì, il martedì alle ore 20 e il sabato alle ore 18. Dalla domenica è possibile riascoltare tutte le puntate anche in podcast. Oggi siamo con la co-founder dell'associazione Blow Up di Agropoli, Mabel D'Amore. Salve e grazie per aver accettato la nostra proposta. Grazie a voi, buongiorno. Allora, iniziamo subito. Quando è nata l'associazione Blow Up e perché? Allora, prima di tutto vorrei spiegare il perché è nata questa Sì. associazione. Praticamente, il nostro scopo principale era quello di portare nel Cilento, l'arte, quella che effettivamente, secondo noi muove, anche la società. Quindi creare un nuovo polo artistico all'interno del Cilento in cui creare una rete che colleghi non solo gli artisti al territorio, ma anche le aziende del territorio in modo da creare questa collaborazione speciale che appunto, appunto innesca questo, come spiegarlo, questo innescare appunto una bomba artistica per Certo. creare un nuovo spirito, un nuovo movimento che muova a tutta la società, Certo, insomma. E assolutamente. diciamo che l'associazione è nata nel 2019 e abbiamo ufficialmente esposto il nostro progetto durante la nostra esposizione da collettivo a Salerno. Perfetto. Quanti membri fanno attualmente parte dell'associazione e più o meno da che età fino a che età vanno? Non c'è un limite di età. Sì. Ovviamente per gli over 18 ci vogliono comunque le predisposizioni genitoriali, però non c'è un limite di età per entrare a far parte dell'associazione. Tant'è che chi si iscrive al premio può tranquillamente richiedere di farne parte, e infatti i soci cambiano di anno in anno. Perfetto, e come si può, se qualche radioascoltatore di Infocilento vuole entrare a far parte della vostra associazione, può farlo e come può farlo soprattutto? In maniera molto facile basterebbe contattarci, abbiamo oltre ai nostri numeri, ci sono tutti i nostri contatti che si trovano anche sui social, sul sito, quindi esternamente al premio si può tranquillamente richiedere di farne parte senza alcun tipo di problema. Perfetto. Allora, stai nominando questo premio. Io credo che stai parlando del premio Art Keys. Vuoi spiegare ai radioascoltatori di cosa si tratta, per chi non lo conoscesse? Certo, allora il premio Art Keys sarebbe il nostro progetto di punta. E viene sviluppato appunto all'interno dei comuni cilentani, precisamente la mostra di questa gara artistica viene poi presentata all'interno del Castello Angioino di Agropoli. È un premio artistico internazionale contemporaneo in cui tutti gli artisti possono iscriversi per poi poter partecipare a questa gara e decretare appunto i finalisti e per poi poter vincere dei premi che sono, oltre ai premi in denaro, anche delle residenze artistiche. Ed è su questo punto che vorrei focalizzarmi, perché è proprio questo che ci preme di più a noi, perché ci permette di creare una vera e propria rete tra le aziende, gli artisti e il territorio, in modo da pubblicizzare non solo loro, non solo il territorio, ma anche di portare il turismo, di far interessare al Cilento le persone che possono venire anche da tutto il mondo, dato che è un premio internazionale. Certo, e, di solito è a settembre, se non ricordo male. Quest'anno come intendete, l'organizzate o per via del Covid vi bloccate? Come vi state preparando, organizzando?
Ci stiamo organizzando come ogni anno, anche l'edizione scorsa siamo riusciti a svilupparla nel migliore dei modi. Bene, perfetto. Quindi quest'anno sarà la stessa cosa, ovviamente manterremo tutti gli accorgimenti, certo, per il Covid, le normative, certo, la mostra, sì, le normative, e la mostra sarà dal 9 al 17 ottobre, le iscrizioni sono già aperte, e insomma noi la presentazione del premio con l'inaugurazione la facciamo sempre ad ottobre, che potrebbe sembrare un mese anche un po' più lontano dalla stagione estiva, però riteniamo che sia un mese molto, molto importante comunque tra l'estate, tra le feste di Natale, insomma, e comunque, certo, diciamo un bel mese per poter organizzare una bella mostra, una bella edizione, e soprattutto, sì, soprattutto un mese perché dove non fa né caldo né freddo, ed è bello stare all'aperto e vedere tante opere d'arti in tutte le sue forme, sì, in tutte le sue sfaccettature, che possa essere, sì, l'arte video oppure una scultura, un quadro e quant'altro. Sì, soprattutto perché ci collochiamo dopo il settembre culturale, quindi diamo una continuità appunto, certo, alla cultura, insomma manteniamo una linea culturale. Assolutamente, diciamo dalla letteratura all'arte si passa, quindi è anche una cosa bella. Purtroppo il tempo a disposizione è terminato, ma ti ringrazio di essere stata in nostra compagnia, sei stata gentilissima e abbiamo fatto una grazie bellissima chiacchierata, e spero di potervi risentire magari in prossimità del premio. Grazie mille. Grazie a te.